Salve a tutti amici polverelli, sono sempre io e Scandal insieme a Blackwing. E oggi siamo qui con un nuovo vlog, il nuovo vlog del lunedì a caso, per parlarvi che uscirà forse martedì. Esatto, ma no, secondo me uscirà oggi, dai. Per parlarvi di alcune informazioni riguardo al nostro canale. Intanto ovviamente ringraziamo tutti i 420 iscritti. 22 anche, dipende sì, esatto, YouTube mente. YouTube mente spesso sulle iscrizioni. Comunque vi ringraziamo davvero tanto. L'unica cosa però è che ci dispiace di non fare uno speciale per i 400 iscritti. Perché? Allora, perché semplicemente due video scorsi abbiamo fatto lo speciale per i 300. Quindi pensavamo di fare se proprio lo speciale per i 500, che ci sembrava 510 iscritti. E poi nello speciale scoprirete il perché. Per chi vive a Verona dovrebbe già saperlo il perché. Comunque 510 iscritti perché ci sembra un traguardo più, come dire, più giusto, più importante, più giusto. Infatti abbiamo fatto lo speciale per i 300 e faremo quello per i 500. 10. Esatto. Allora, altra cosa, il nostro team, cioè Dustin TV si chiama come il canale, ha partecipato alla Summer Cup, portandosi via ben due trofei. Abbiamo portato via... Esatto, abbiamo proprio rubati praticamente, no. Abbiamo portato via il trofeo per il primo posto, l'ha vinto Paolettoni. Con Burning Abyss. Che mazzo del cazzo. Che mazzo che non morirà mai finché non gli segano Cheer e Graff. È forte, però mi rompo a giocarci contro. Finché non gli segano Cheer, Graff, Dante... no, Virginio no. Fair Lake, cioè praticamente quando non lo potranno più giocare. E in più, invece, il secondo trofeo è andato al giocatore che aveva più punti in classifica generale, e sono io, quindi yeah! Infatti adesso vi faccio vedere qua il trofeo. Eccolo qua, strafigo. È quasi più bello di quello dell'ICS. No, quello dell'ICS è stupido. Quello dell'ICS è un palo in culo, perché è un palo segato a metà, mentre questo almeno sembra più un trofeo. Fatto di vetro, ragazzi, non di siamo parte. Felici di, diciamo, di aver vinto sia tutti e due i trofei e, cosa di abbiamo sbustato? E di esserci portati a casa l'evento. Nelle bustine abbiamo sbustato, allora, io una... una foil del Red Eyes, quello Gemini. Poi abbiamo sbustato un Draco Slayer, una fusione occhi rossi. Una fusione occhi rossi. No, noi. Sì, no, scusate, non la fusione, l'Oxyz dei Red Eyes. Poi abbiamo sbustato la Void Imagination. La fusione occhi rossi, la spell. La poli dei Red Eyes. Allora, una Cosmo Farm Girl. Yeah. E siccome vada che non diamo, quindi non scrivete nei commenti se la diamo o non la diamo la Cosmo Farm Girl. E in teoria, siccome aveva dato una busta di Sece, una occhio del vuoto. Ah sì, la trappola degli infernoidi, quella che ne manda tre. No, quella che è una special, uno ignorando le sue condizioni. No, non è quella, è quella che manda tre. Vabbè. Una trappola degli infernoidi. Quindi queste sono le carte che abbiamo gustato. Non ve le facciamo vedere qua perché sono sparse un po' dappertutto e metà sono a casa del Paulet e metà sono qua. La Fargirl. Non ce l'abbiamo qua, peraltro. Comunque, prossima cosa, prossimo argomento. Abbiamo un nuovo arrivato nel nostro canale che ha deciso di farsi chiamare Fenrir all'interno del canale. E praticamente sarà il nostro grafico. Infatti, come potete notare, negli ultimi due video... Cosa c'è? Cosa è cambiato? Ci sono delle miniature. Ci sono delle miniature molto più belle delle nostre facce. sul serio, allora metteremo le miniature in quasi tutti i video. E certo per i vlog o comunque video in cui magari informativi, perché... Cioè, che vignetta volete che mettiamo in un video informativo, ragazzi? Dai, per favore. Tizio di Fallout messo così. Esatto, certo. Ci mettiamo noi messi così a storia. Quindi, se volete scrivere nei commenti per parlare della grafica del canale o di queste cose, non scrivete a me, cioè a Scandal o a Blackwing, ma scrivete a Fenrir. O il tizio che fa le miniature. O il tizio, hashtag il tizio che fa le miniature, e vi risponderà. A fine video metterò un lavoro fatto da lui che mi ha chiesto di inserire nel video per farvi capire più o meno il livello della, diciamo, del art design del nostro canale.
Yeah. Benissimo, ultima cosa, ma infatti questo video ragazzi sarà molto più breve, ultima cosa ma molto importante. Allora, adesso inizia la scuola. Comprenemo che gli piace Esatto, tagline. rinizia la scuola ragazzi, cosa vuol dire? Che avremo meno tempo per fare i Che video si farà Berna? e più tempo per studiare. Scusate, sono allergico alle cazzate. Quindi non sappiamo se riusciamo a portarvi 3 video a settimana, 2 video a settimana. Quasi Sicuramente ve sicuri. li portiamo perché voglio dire, uno è lunedì e uno è sabato, non mi costerebbe niente a farli. Perché domenica faccio quello per lunedì. Sì, ovvio, dovete pagare, ragazzi. Non ho la partnership, ma dovete pagare. Quindi, 2 video a settimana. Potrebbe esserci un terzo video infrasettimanale. Random. Però ragazzi, il terzo video non sarà una deck profile, non sarà una sbustata, ma sarà semplicemente magari un vlog. Diciamo che se durante la settimana succede qualcosa nel mondo di Eclatante. eclatante nel mondo di Yu-Gi-Oh! Ne possiamo benissimo parlare, o vi posso comunque dare la mia opinione. Ultima cosa, sì, ragazzi, sì, lo porto la deck profile hero, però capite anche voi bene che abbiamo una scaletta e quindi, insomma, Bene è bene rispettarla. rispettarla perché. Allora, Hero non è un mazzo mio, quindi per portarvi alla Deckprofile Hero mi devo mettere d'accordo con una persona che venga alla Games Academy, ci troviamo, dobbiamo trovare un posto, devo registrare il video, devo Editare. editarlo, perché adesso sto iniziando anche ad editare un po' i video, e poi ve lo posso mettere, quindi con calma arriverò alla Profile Hero, anche perché non vi voglio portare la Profile Hero del primo Pinco pallino. Pinco Pallino, ma ne porterò magari una che è decente e che magari ha fatto anche qualche result. Bene, Quella con i pomodori mistici, quella tutto con pomodori mistici, scritto. ovvio. Mystic Tomato forever and ever. Comunque, prossimi video. Allora, combo del Quasar, ovvio. Deck profile Shadow Mage aggiornata. Deck profile Clifford. Clifford Turbo. Deck profile Performage aggiornata quando uscirà Noden. E forse Aspetta, aspetta, ah, non c'è ok. ancora. Sbustata delle Teen 2015 perché le Non so se prenderemo. facciamo o solo una o tutte e due, dipende, vediamo. Esatto, sbustata più opinioni riguardo a queste teen. Non Non ristampa il monolito. ristampa il monolito, yeah! La money card dei Clifford non viene toccata. E infine, forse, e Forse. diciamo forse, Deck profile Necrots con i Performage. yeah, Forse. Questo è un forse, grande è un forse. grande forse. Ok ragazzi, questo era il video, spero che vi siano piaciute queste informazioni, anzi più che piaciute spero vi siano utili. Quindi aspettatevi domani o dopodomani con la profile, sì, profile di sta ceppa, con le combo del Quasar. Un saluto da Iskander. E Blackmi. Ciao a tutti!